Ciao a tutti ragazzi, qui è Giovedrea60 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con una nuova Speed Carrier Battle con Venom. Con l'uomo della rimonta impossibile, volevi dire. Mamma mia ragazzi, 9 a 5, siamo 9 a 5, mi manca una vittoria. Se vinco questa, ho vinto tutto. E guardate la squadra che abbiamo scelto. Venom non la sa, perché io non so ancora niente. Non gli ho detto niente. Eh no. Allora, voglio fare una piccola pazzia oggi, no? E voglio fare una cosa che mi hanno consigliato anche nei commenti, quindi una piccola challenge. Ovvero, il primo anno lo facciamo in terza divisione inglese con il Cambridge United, la squadra del mio cuore. Okay. Il secondo anno invece andiamo in Championship e il terzo anno in Premier League. Quindi facciamo la salita. Ti piace? Ok, io non so come titolerai questo video, però mi piace. Non ti preoccupare, basta che c'è il mio Cambridge, il nostro Cambridge, dei fedelissimi a schermo. E le persone aprono il video. Va bene. Punteggio, signori, 9 a 5. L'unica cosa però, il Cambridge ha 2 milioni di budget, quindi ci aggiungiamo 10 milioni per fare il calciomercato. Ma non perché non sappiamo fare calciomercato con 2 milioni, ma perché almeno proviamo a fare qualche cosa diversa, esotica, qualche cosa esotica. Mi piace. Comprando magari anche due o tre giocatori, no? Perché se la squadra è uguale, ma cambia solo uno, capito? Io ti ricordo che sono quattro partite di fila che perdi contro di me in questa challenge. Sì, però sul tuo canale ho vinto, si poteva dire? Va bene. E quindi forse ho rotto la maledizione. Vediamo. Non lo so. Signori, vamos! 3 stagioni, 10 minuti per fare calciomercato. Partiamo con il Cambridge, vamos! Via. Si parte, ragazzi! Questa è quella squadretta. Non perdiamo tempo. 3, 2, 1, 10 minuti da adesso per fare calciomercato con questa squadra di scappati di casa. Ma che squadra è? Allora, innanzitutto, non dire brutte cose sul Cambridge perché è la squadra della mia vita. No, ho capito, ma c'è un problema. C'è qua, ma che roba è? Allora, se tu non sai i giocatori forti, non è colpa loro, capito? Se ma tu chi non sono? Ma ci hai fatto una carriera con questi? Sì, ci ho fatto una carriera leggendaria. Poveri loro che hanno visto questa carriera leggendaria. No, ragazzi, mamma mia, che vergogna, guarda. No, beh, ma perché nel senso, poveri che hanno dovuto vedere questi giocatori, in quel senso. Allora, voglio l'hashtag qui sotto nei commenti, Venom... sei un falso. Venom ingrato. Bene, io sto cercando di sistemare un attimo. Non penso che farò chissà quanti acquisti, cioè. Anche perché non possiamo comprare dei top campionati, giusto? No, purtroppo no. Ma tu li conosci già, è quello il problema. Vabbè, l'ho fatta 3 anni fa, adesso sì, sono no, tu, no, 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 tu hai usato quest'altica perché non riesci più a battermi in nessun modo. E quindi hai detto facciamo così. Ma non è vero. Ma io come trovo dei giocatori con massimo 32 anni che non giocano? Ma forse in Serie B neanche possiamo prenderli? No, in Serie B sì, sì. Allora, guarda, io ho la mia lista di giocatori segreta, che non ti dirò. Questa mia lista è frutto di anni e anni e anni di studi e anni e anni, anni di carriere. Ok. E vado subito sul primo giocatore e provo a prenderlo per 3 milioni e 6. Vediamo un po' che cosa dicono questi scappati. 4-1, preso per 4-1. Ma sai che io non ho la minima idea di chi comprare? Cioè, proprio non lo so. Cioè non... Allora, se vuoi ti posso dire dei nomi dalla mia lista, eh? Messi mi dici adesso. No, chi ti serve? Dimmi un ruolo. Qualsiasi ruolo. Allora, io c'ho Messi, Mbappé, Haaland, De Bruyne. Sì, ma li prendi col bug loro. Se ti serve un difensore centrale c'ho anche De Ligt. Oh, questa è la mia lista, lo vuoi l'aiuto sì o no? Cioè, non lo so. Voglio che ti vergogni di esistere. Ah, cioè, ragazzi, ma io non lo so. Prima vuole il mio aiuto, poi io glielo do e lui niente. Guarda. Ma Buffon posso comprarlo? No. Massimo 32 anni. Ma capito, ma è un eterno giovane lui. Ma non è vero, forse che si è pure ritirato. Ma sul gioco c'è ancora. Sì. Ma qua la situazione, ma vabbè, senti, accetta, ma... Ho preso un giocatore. L'hai preso? Uno, sì. Bravo, vedi che sei forte. Ho preso un attaccante. Ok, hanno accettato il contratto e vediamo allora. Cambridge United, che non è molto realistico che lui vada a giocare in Serie C inglese. Però, vabbè, gli piace il fascino della nazione che ha creato il calcio, mi sa. E poi prendo... Dimmi. Sì, no, vado un attimo su un altro giocatore. Guarda, lo piglio un attimo al volo. Questo giocatore l'ho preso anche in passato, è molto molto interessante. L'ho preso per 3 zeppole. E vediamo se accetta. Perché non vogliono il mio Sam Smith? Io voglio darvi Sam Smith. No, non lo vogliono. Vabbè, perché accettiamo. Fa vomitare. Ho preso un giocatore inglese davanti. Ho capito chi hai preso. Chi ho preso? Rashford. Sì. Lo sapevo, cavolo. È inglese. Rashford non è inglese, in quel senso. Rashford dovrebbe essere tipo italiano, se non sbaglio c'ho origine. No, ma dopo capirai, perché io sto facendo un umorismo molto raffinato. Ah, ok. Chi sta vedendo capirà. Lo capirai dopo. Comunque ho fatto il secondo acquisto, guarda, ti dico io, se riesco a prendere un portiere, stiamo a cavallo. Io prenderò lui, Leonardo Chichizola. Ma io non so quanto offrire, perché non possiamo fare il bug supremo coi portieri. Ma no, perché non possiamo fare? Non va. No, di nuovo, ma come la non va? Sempre, va. Se,
Se tu gli offri il portiere peggiore al portiere, ti dicono la trattativa sembra giunta a un punto morto. Ah, ok, portiere portiere, però il resto va. Ho capito, come faccio col portiere a sapere quanto vale? Io lo so, ma non te lo dico. Ah, c'è un metodo? C'è un altro baghettino, sì. Dovrei offrirgli il peggiore attaccante. Ah, non ti dico niente. Può essere, dovresti fare dei tentativi e di conseguenza perdere tempo. Mamma mia, sei una persona veramente di ribrezzo comunque. Ma scusami, oh, c'è tanto che tu hai detto che c'è effettivamente. Sai che metodo. Ti dico? Che provo a offrirgli 2 milioni e vediamo che succede. No, però 2 milioni poi non ho più soldi. 1 milione, vediamo se accettano. Oh, hanno accettato. Mi sei comprato uno scarsone allora. Hanno accettato 1 milione per un portiere che si chiama Sekulin. 2 anni di contratto, però quando io ti posso dare 26.000. Oh, sai quanto vuole? Sai che mi stavo preoccupando che ti posso dare 26.000? Sai quanto vuole? 1.700. Io provo a prenderlo, vediamo se ce la faccio a prenderlo così. 2.500. Ma posso, dai, va bene così. Volevo mettere una contropartita, però non ci sono riuscito. E quindi, niente, questo è il mio ultimo acquisto. Ma faccio il contrattino. Ne fatti? E ne ho fatti 3. Piani, sì, faccio il contrattino, piani di crescita e poi ci vediamo con la squadra finita. Va bene, anche io ne ho fatti 3, ti dico. Ok, va bene. Ci siamo, ragazzi! Abbiamo la squadra davanti, vai. Abbiamo fatto tutto. Allora, dimmi tu che cosa hai combinato. Allora, io Sekulin in porta, 67 di overall. Poi davanti ho fatto gli altri miei 2 acquisti. Bobby inglese, per quello che era inglese. Ah, ho capito. E la Padula, 74 di overall. Ok. E oh, belli però, la Padula inglese. Sì, belli, sì, belli. Per il resto ho aggiustato un po' dalla panchina, roba così, però. Vai, dimmi. Ci sta. Allora, guarda, io ho preso il portiere Fernandez, 75. Quanto l'hai pagato? Me lo sono segnato ieri notte. L'ho pagato assai, tipo mi sembra 7-8 milioni, non mi ricordo. Ci sta. Però il portiere è importante, quindi l'ho preso. Poi ho preso Feddal, che è un giocatore che avevo preso già in passato, in scadenza, 75, difensore centrale. E poi lì davanti io ho preso il giovane della Mavera, che tu non hai preso. È vero, mi sono dimenticato. No, non lo prendo. Voglio solo vedere quanto aveva per rosicare. Aveva 63. Che comunque magari in sta squadra era buono. Sì, non ci ho pensato, perdona. Infatti, l'ho messo lì davanti, il mio è un 69, cioè non è fortissimo, però è come Bobby inglese. Anche Bobby inglese è un 69, ok. E poi lì davanti ci ho preso Bolaños, è un giocatore di 72. Potenzialmente hai fatto meglio di me, ma vedremo. Ok, allora possiamo simulare, io devo cambiare solo un ruolo, sono rimasto con 33 euro, però ci vediamo alla fine. Boss. Tra l'altro qua ci sono 7.000 partite, cioè i giocatori arriveranno sfiancati, vabbè. Andiamo. Non ci arrivano. Andiamo, siamo arrivati alla fine della stagione, siamo a fine maggio. Allora, dimmi un po' che cosa hai combinato. Ma ti dico che il mio Bobby inglese ha fatto 19 gol, ti deve bastare questo. Ok, allora guarda, vado a vedere subito le statistiche perché sono curioso, perché io ho preso il giovane della Mavera e il mio giovane ne ha fatti 13 di gol. Bene. Io ti dico che ne ho vinte 15 poi. Allora, ne hai vinte 15, io ne ho vinte 16. Però ne ho pareggiate tantissime, anche te? Anche io, sì. Ok, io ne ho pareggiate 19. Io 18. Ok, allora se i miei calcoli non sono sbagliati, tu hai fatto 66, giusto? Sì, tu? Io 64, vabbè, ci sta. Ok, di due. Ok, dai, sono contento. Più due. Allora aggiorniamo il punteggio a schermo. Eccolo, punteggio a schermo. 66, 64, solo 2 punti di differenza. È uno 0-0, è uno 0-0 ancora per me. È vero, può succedere di tutto, questa volta per davvero. Andiamo con la seconda. Allora, io stavo pensando al Watford. Ok, ti piace il Watford, ma possiamo comprare dalla Serie A o neanche? Sì. Ok, allora a me va bene il Watford, mi piace. Ok, allora affare fatto, ci vediamo con il Watford. Siamo dentro con il Watford. 3-2-1 e parte adesso il conto alla rovescia, che non vedo. Eccolo qua, 3-2-1, si parte, vamos. Partito anche il mio, ma ti dico, la squadra meglio è dell'altra. Molto meglio, ma in generale ti dico, mi piace anche come è messa in campo. Hanno anche Mario Gaspar, ma loro hanno dei giocatori comunque, diciamo, ex da Serie A. Sì, ma questa è una squadra molto importante, cioè una squadra forte per davvero. Sì, hanno Sara, hanno João Pedro, non è quel João Pedro. Però ti dico, molto bene. Sto vedendo un attimo in che reparti muovermi, perché comunque la squadra è già molto buona, cioè, però c'è anche budget, perché comunque abbiamo 25 milioni più o meno, no? Certo, sì. Il primo è puntato tanto sul portiere e diciamo che alla fine forse quei 2 punti in più li hai fatti anche per il portiere. Vediamo, allora, io spero di avere un giovane decente, tipo 70, sarebbe top. Ecco, 64. Io ancora non ci ho guardato, però... Allora, sono un po' dubbioso per quanto riguarda il modulo. Tu che fai con il modulo? Cambi o no? Aspetta che ho appena scoperto che il mio giovane prende più 7 da esterno, però... Vabbè, dai, oh! Ma non mi serve, ma non serve perché sugli esterni l'ho già messo molto bene. Ok, quindi... allora vai, buttalo, svincolo, dai, per sicurezza. Sì, no, lo vendo, cioè, nel senso, gli cambio il ruolo e poi lo vendo. Mamma mia, che tattica proprio sporca. Ma che cosa? Ma... Veramente. Allora, io vorrei vedere un attimo a livello di soldi, no? Se abbiamo qualcuno che vale. Sì, cioè, sì, no, nel senso. Madonna mia, il mio gioco della favela. Forte. È fortissimo. Quanto ha? Allora, aspetta, vedo, forse fa anche l'upgrade. No, ok. È un 84. Cosa stai dicendo? È un 84. Ma non è vero, ma non può avere già 84 di base.
ha 84 di base. Ma non è vero, ma cosa dici? Vabbè, non ci credere. Ma non vale, dai, non puoi avere un giocatore che è 84. Ma io non avevo mai visto più di 76. No, è un 74, sto scherzando. Ah, no, ho detto ma che cosa. Mi sono spaventato un attimo, ma che cosa sta dicendo quest'altro? Vergognati comunque. Ridi, che già ti volevo denunciare. Addirittura, queste parole, oh. Ma ci manca, mancava che avevi il giovane 84, ma non ho capito. Allora, guarda, io vado su un portiere 79, 79, ma perché ho preso Perin? Ma spiegatemelo, perché? Ok, io ho preso il portiere, che avrà abbastanza più, interessante. Avrà più ovvero del mio, l'avrei pagato 5 milioni, vero? Sì, più o meno sì. Quanto l'hai pagato? Allora, l'ho pagato 7 milioni più contropartita di 3, quindi fai, non so, 10 e quanto milioni. Hai di overall? Non lo so, adesso te lo dico. Però gioca in Serie A, cioè abbastanza interessante come pischello. Dimmi chi è, tanti ormai il portiere l'ho preso, quindi è Silvestre dell'Udinese. Lo volevo prendere prima, non sapevo quanto offrire. Aia. Quindi sei andato su Perin, che è un 79, Perin? Sì, il tuo quanto è? Allora, te lo dico subito. Il mio Marco Silvestri ha 79. Nella vita. No, ma perché hai ragione. Cioè, hai fatto bene te. Ho sbagliato tutto io in questa strategia. Allora, guarda, io sto già mettendo i piani di crescita, perché ti ricordo che i piani di crescita li devi mettere sì, entro il tempo, Tranquillo, lo so. No, se no qua scatta la penalità, Sì, no, ma sto facendo l'altro acquisto. Ma guarda, sono abbastanza indignato. Ci hai preso? Cioè, chi stai prendendo? Un CC. Me lo puoi dire, tanto io ho finito il calciomercato. Sì, Duncan. Vabbè, ci sta, è buono. Sì, ma non riuscirò a prenderlo perché ho 50.000 per lo stipendio. Non so quanto vuole Duncan. Sì, guadagnano, cioè, poco questi qui. Io gli do 50.000, vediamo. Ok, accettato. Ho fatto questi due acquisti, guarda, Perin e Duncan, ma non è che sono soddisfatto. E tu quanti acquisti hai fatto? Allora, se non erro due, però non ne sono sicuro. Dopo controllo. Io sono veramente fortunato, perché il giovane della primavera era un 74. E tra l'altro mi è uscito proprio nel ruolo in cui io avevo bisogno. Che ruolo era? Centrocampista centrale. Dove ho preso Duncan. E quindi poi hai fatto il mercato con un giocatore in più di me. Cioè, sì. Abbiamo un CC uguale, un portiere uguale. Tu però hai speso tipo 10 milioni che rimanevano per l'altro giocatore. Sì, praticamente sì. Vabbè, vado a fare i piani di crescita, speriamo in bene, va. Ok. Allora, guarda, io invece ho finito tutto. E sì, mancano 2 minuti. Devo solo cambiare ruolo a un giocatore. Quindi devo aspettare 6 settimane. Quindi mi tocca aspettare. Allora, guarda, visto che mancano pochi minuti, no? Io ho finito tutto. E sto in extremis, sto provando a prendere un altro giocatore, sai? Ah, così, a caso. Quanti soldi ti ne è rimasti? 2 milioni e mezzo. Vai, se ce la fai, hai 57 secondi. Volevo mettere questo come contropartita. Però non so se mi conviene. Va, ci provo. Vediamo un po' se accettano questo scambio alla pari. Vogliono Kone. Chi è Kone? Non lo so. Porca miseria, lo devo cercare. Ma hai 41 secondi. Io ho simulato le 3 partite amichevoli, le ho perse tutte e 3. Vabbè, non è titolare Kone, me lo puoi dire, vero? Non lo so, perché sto facendo altre cose, sono in ritardo io. Sto facendo un cambio. Kone 67 di overola. Ok, l'ho dato, grazie, l'ho dato adesso. Avevo già accettato. Ok, fine. Ci sono. Allora, io ho la squadra davanti a me. E parto anch'io. Io? Va, dai. Tanto io ti ho già detto che ho fatto, quindi. Allora, io ho preso Silvestre e te l'ho detto. Poi ho preso Palomino all'ultimo, era questo l'acquisto che ho fatto. Okay. Palomino 76. Bello. E poi lì davanti ho preso Antonio, attaccante di 78, molto bello. Molto molto interessante. E poi a destra ho messo Joao Pedro, che in 6 settimane diventa una D. E quindi ho preferito metterlo a destra piuttosto che prima punta. Ma prende upgrade? No, non prende upgrade. Ok, io invece ho semplicemente preso Perin e Duncan. E poi per il resto ho messo Sema a sinistra, Star lasciato a destra. E ho il giovane della primavera pronto a entrare con 70 di over all'esterno. Però non lo so. Non sono molto contento perché ho sbagliato Super In, ma vediamo, dai. Ok, allora ragazzi, simuliamo. Sono in vantaggio di 2, però può succedere di tutto. Vamos. Siamo arrivati alla fine della stagione. Allora, come sei andato? Mi hanno esonerato, quindi tu direi è andata male. Adesso sto andando a vedere la classifica, la mia faccia è stata tipo cosa? Basta, non ti do altri indizi. Anche la mia faccia è stata molto 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 bella. Perché hai visto la classifica? Sì, ho visto la classifica, io ho la barretta rossa. Però io non posso dare. Io ho fatto più punti del record della Juve. Madonna mia. Tu? Quanti punti hai fatto? Tu ne hai fatti di più? No, ne ho fatti di più. 107 punti. Cosa? Infatti sono rimasto tipo cosa? Ma stai scherzando? Te lo giuro, 34 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Beh ragazzi, io me ne vado, dai. Ma anche te ne hai giocate 46, vero? Sì, anche io. Ok, quanti punti? 101. Ah, e quindi? Sì, però sono a più 4 adesso.
6 a più 4. Mettiamo un attimo il punteggio a schermo, va, che dobbiamo fare dei conti. Eccolo il punteggio, 167 a 171. Allora, io mai avrei immaginato follia di perdere facendo 101 punti. Siamo 0-0, Giuse, 0-0, c'è l'ultima. Non c'ho parole, cavolo, non c'ho parole. Qual è l'ultima, me la puoi dire? Allora, l'ultima io ancora non l'ho scelta, però non volevo fare una big di Premier. Volevo fare una squadra di metà classifica. Ok, Everton. Sì, ti piace? Dai, dici. Andiamo di Everton, sì, faccio scegliere a te. Everton. Ok, andiamo. 4 punti, eh? 4 punti da recuperare. Andiamo, vediamo. Siamo dentro, quindi, con l'Everton. E parte adesso il conto alla rovescia. 10 allora, minuti da ora. Io finalmente vedo una squadra che ha tutti in ruolo giusto tranne uno. E già la cosa mi piace, così non devo impazzire. E ti è dico giusto anche che mi piace sta squadra. Soprattutto perché devo solo difendere adesso. Cioè, non devo attaccare. Quindi, molto bene. Lo so, lo so. Non c'ho parole, perché davvero... Cioè, non mi spiego quello che è successo prima. Questa è stata la punizione per avere un giovane della primavera forte. Adesso a me ha dato un 71, in teoria decente, però in sta squadra un 71 ci doveva mettere. No, vabbè, niente, lo vendo. Anche perché mi fa più 2 al massimo. Allora, guarda, io... la squadra è veramente bella, eh. Cioè, non c'è praticamente... Cioè, potremmo anche simulare così, perché è molto bella la squadra. Sì, molto, molto bella. E sto pensando un attimo di capire... Non so se vendere qualcuno, sai. Io comunque ho fatto una cosa, ma non te la dico ancora. Ah, l'ho fatta anch'io, tranquillo, che Moise Ken l'ho richiamato, non ti preoccupare. Sì, ma... Ok, va bene, però stavo per fare un'altra cosa, vai, vai, non fa niente. Non ti dico niente. Ok, non me lo dire. Vabbè, io provo a fare un giro di vendite di un minutino, giusto per... Vediamo se arriva qualche offerta per sbaglio. Tu devi recuperare 4 punti, se no la rimonta continua. Lo so, lo so, lo so. E so già come... Cioè, allora, so già come recuperare 4 punti. Ho in mente addirittura una strategia. Sì, addirittura. Sì, cioè, proprio per recuperare 4 punti è la strategia. 4. Se era 5 no, ma 4 funziona. Ma se arriviamo a pari punti come funziona, Giuseppe? Se arriviamo a pari punti vince chi arriva davanti nell'ultima stagione. Ah, ok, vabbè, va bene. Cioè, chi arriva più avanti in classifica. Esatto, chi arriva più avanti in classifica. Io andrò a prendere un giocatore maledetto per le simulazioni. Oh, non lo vogliono, ma dai. Niente, me la collo così. Accettate 20 milioni, 22, vabbè, preso, dai. Fatto il primo acquisto, è sempre il solito, te lo dico. È il giocatore maledetto, chi è il giocatore maledetto delle simulate? Ma non lo so chi è, sai che non mi viene in mente. È Smalling. Madonna. È il giocatore maledetto delle simulate, no? Ma male, sì, ma io pensavo maledetto in positivo. Cioè che ti faceva tipo una caterva di no, gol. No, il negativo, che chi lo prende perde sempre, quello sì, è il senso. Sì, 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 sì. Madonna, cioè vuoi proprio andare contro la maledizione, vuoi contro andare? Maledizione, sì, sì, anche perché non l'avevo mai più preso, mi sa, da quando ho iniziato le rimonte, quindi... No, allora fai bene, vai, hai fatto bene a prenderlo, bravo. Beh, grazie, davvero apprezzo questi consigli che mi dai sempre. Proviamo a prendere... Io ho bisogno, necessito, anzi non ho bisogno, necessito proprio nella vita, come dell'acqua, ho bisogno di un centrocampista centrale. Addirittura? Sì, lo voglio, voglio un centrocampista centrale forte, tu anche lo vuoi? No, io non lo voglio. Chi ti metti a centrocampo? Ah, ma tu stai facendo qualche cambio ruolo strano, io ti conosco. Io ti conosco a te. Tu fai qualche cambio ruolo strano di quelli maledetti. Io sto pensando di fare una pazzia, eh. Una pazzia? Tipo? Non te lo dico. Cioè, allora, volevo farla bella grossa la pazzia, però non lo so se farla, cavolo. Dai, non la faccio. Non la fai? No, volevo prendere Ronaldo, ma non lo prendo. Perché te lo dico, prendere Ronaldo? Spiegamelo. Perché è forte e faceva una caterva di gol. A Cristiano? Sì, Cristiano Ronaldo. Ma c'è Moise Ken davanti. Chi se ne frega di Ken? Scusa, è meglio Ronaldo o meglio Ken? Tu veramente stai mettendo in dubbio le qualità di Moise Ken? Assolutamente sì, ti mancherebbe. Vabbè, no, ci sta, sono punti di vista comunque alla fine. Io ho chiuso il colpo, ho chiuso un colpicino. Non è Ronaldo, te lo dico. Solo dico. Uno? No, ne faccio anche un altro. O forse anche altri due, non lo so, o magari tre, o magari non è vero neanche che ho chiuso l'acquisto. Boh, chi lo magari so. Stai solo mentendo per trovare una strategia per battermi, vista la tua maledizione che sta incombendo. Sì, esatto, può essere anche questo. Ci sta. Sto provando una trattativa complicata. Sto prendendo il mio CC. Ok, hanno accettato. Dovrei aver chiuso il secondo colpo, quindi, perché ne avevo già fatto uno prima, che non ricordo neanche che ho fatto, per come sono troppo concentrato a batterti. E devo andare a fare i piani di crescita tra poco. Io invece ho chiuso un altro colpo e sono a 2 colpi fatti. 2. Anch'io 2, ma vorrei fare l'ultimo. Ma i piani di crescita, quindi, questa volta li facciamo dopo? Sì, li facciamo dopo. Piccolo strappo alla regola. Li facciamo off tempo. Grazie. Anche perché è decisiva questa. Sì, quindi le provi tutte, di massima concentrazione. No, ma tu me l'hai chiesto, allora niente. Ma cosa me l'hai chiesto allora, te? Si fanno nel tempo. VAR, no, vai no, al no. VAR va, adesso quando monti questo video metti il pezzo dove me lo chiedi te. No, ragazzi, no. Basta che ci decidiamo, che devo capire come muovermi. Sì, li facciamo dopo, tranquillo. Ok, va bene.
Ho venduto Carletto io. Carletto Ancelotti? No, Carletto Lewin. Ah, ok. Ho, una caterva, ho tirato su una caterva di soldi con queste ultime cessioni. Che la metà basta. 1 minuto e 49 per fare l'ultimo colpo. Va bene, nel senso. Andiamo a fare l'ultimo colpo supremo in 1 minuto e 40. Mi sarebbe un esterno destro con tipo 40 milioni, credo. Madonna, io non so neanche chi abbiamo a destra. Ma chi abbiamo a destra? Uno scarsone. Ma sei serio, mi stai prendendo in giro? No, no, abbiamo tipo un 76. Volevo prendere Mimmo Berardi, ma sai che no. Bello. Sai che no. Non ce la faccio. E quindi ti prendo un giocatore messicano. Lozano. Sì. Proprio ciuchi. Vabbè, mi va bene lo stesso, guarda. Ti dico, avrei preferito prendere Berardi, ma non ce la facevo con i soldi. Quindi prendo ciuchi, mi tengo quegli 8 milioni, così magari la dirigenza è contenta e è buona. Ok, allora io sto vedendo un attimo l'ultimo acquisto, perché lo voglio fare bene anch'io sull'esterno, eh. Da però che noi lato? Abbiamo è destro, noi abbiamo però gli esterni, non abbiamo l'ala, eh. Lo so, glielo faccio poi giocare esterno. Ah, fai il trucchetto, ok, ci sto. Chiamalo trucchetto. Avanza offerta. Ok, accettato, bene. Io guarda, non voglio provare a prendere nessun altro, anche perché abbiamo 18 secondi, quindi vado a farmi pieni di crescita e ci siamo. Ok, va bene, io sto chiudendo l'ultimo colpo, sono dentro e provo a mettere come contropartita questo qua, ma non so neanche se ce la faccio a prenderlo, sai? Guarda, il tempo è finito, quindi vedete. Ma come è finito il tempo? Eh sì, 3, 2, 1 è finito adesso. No dai, non stai scherzando, no, come mi stai prendendo in giro? No? Guardalo. E non posso guardare perché sto facendo la trattativa. Puoi girare lo sguardo? No, non posso, capito? Cioè, sono proprio focalizzato. Guarda che furbo che sei. E come faccio, ragazzi? Cioè, o faccio il contratto o... Vabbè, non riesco neanche a prenderlo. Dai, termina la trattativa, basta, dai. Niente, non lo piglio. Basta, costava troppo. Va bene così, mi tengo il mio pippone a destra, fa niente. Sono rimasto con 20 milioni, tu con quanti? 9. 9 milioni, ok. Io 17, dai, va bene così, non fa niente. Piani di crescita e andiamo. E andiamo, sì. Ci siamo, signori, abbiamo fatto i piani di crescita, abbiamo fatto tutto. Sì. E dimmi tu, parti tu. Allora, Smalling dietro, come ti avevo già detto, Lozano a destra, Luis Alberto in mezzo al campo e Moise Kean richiamato davanti. Bello, Luis Alberto, bello. Allora, guarda, io invece ho comprato Nacho Fernandez, difensore centrale 82. Sì. Poi ho preso Uribe 81. E lì davanti ho preso Ciro Immobile 86. Sì, hai sgravato, sì. Hai sgravato, vai, ci sta. Ho sgravato abbastanza. Però è successa una cosa incredibile. Perché io stavo prendendo nelle ultime ore di mercato un esterno destro, ma non sono riuscito a prenderlo. E okay. Il giorno della primavera è un 78. Col cambio ruolo? No, non ho cambiato niente, è uscito proprio così. 78. Ma non te ne eri accorto? L'hai preso adesso? Non me ne sono accorto, no. 78. Ecco. Bravo qua. Bravo, no, che te devo dire. Io l'ho già venduta, ho già fatto il volo. Vabbè, ci sta. Ok, allora, signori, simuliamo. Sono 4 i punti di distacco. Vediamo chi la spunta, vamos. Sono arrivato proprio in questo istante alla fine della stagione. Allora, dimmi un po', come niente, sei andato? No, hai vinto, è finita. Questa serie finisce da 9 a 5, si va a 10. Giuse ha vinto la sfida. Come sei drammatico. Ma no, Barretta? Barretta verdissima, ma... Cioè, non ha senso. Allora, io ho la classifica davanti a me. Dimmi dove sei arrivato più o meno. No, io ho fatto lo stesso numero di vittorie e sconfitte, cioè, capisci? Addirittura? No, ma è andata malissimo, non so perché. Aia. Quanti punti hai fatto, dimmelo? Oh, pochi, 50. E allora, signori, è giunto il momento di decretare il vincitore della Speed Carrier Battle. Perché, mio caro Venom, ti batto facendo 75 punti con l'Everton. 50 ho fatto. Ma com'è possibile? Mamma mia! Non riesco a capire, te lo giuro. 50, ma c'è stato qualche problema secondo me. Punteggio a schermo 10 a 5. La Speed Carrier Battle, signori, è finita. Ho il punteggio a schermo enorme, che più di così non posso metterlo. 10 a 5. Guarda, ho creduto una rimonta. Va bene così. Volevo portarla ancora avanti. Volevo andare su un 9 a 6, ma purtroppo. Purtroppo niente. Purtroppo vinci te. Comunque è stata una bella sfida, Giuse. Sicuramente ne rifaremo di più belle ancora sul nuovo FC24. Assolutamente sì. Tra l'altro, sì, Patterson, anche io me l'ero dimenticato. Tra l'altro, vuoi sapere il mio giorno della primavera quanto è diventato? Spara. Quant'era? Era 78. 84. 86. Mamma mia, incredibile. E poi tra l'altro sì, mi hanno giocato anche altri, qui non si è capito nulla. Vabbè, comunque Ho vinto. Bravo. E quindi è 10 a 5. Bravo. Mamma mia. Punteggio a schermo 10
a 5. Grazie a tutti per aver seguito questa serie, direi. 15 episodi, sì, assolutamente. 15 episodi registrati, 15 episodi caricati. Grazie per il supporto, ragazzi. Grazie per tutto. E grazie a Venom. Punto, sì, no, ma no, a parte gli scherzi, complimenti a Venom per la rimonta, perché davvero eravamo 9 a 1, se non erro. Sì. E ci siamo ritrovati 9 a 5. Quindi tanta roba, tanta roba. Complimenti a Venom, però alla fine la spunto io. E ci vediamo direttamente su FC24 con una nuova serie incredibile. Grazie ragazzi, grazie Venom. Alla prossima. Ciao ciao. Bella. Ciao ciao. Ciao.